Oggi parliamo di uno degli aspetti più importanti della finanza personale, il risparmio. So benissimo che non si tratta dell'argomento più hot del momento, perché la cosa più hot al momento è il nostro pianeta, colpa del riscaldamento globale, però il risparmio è un aspetto molto importante della finanza personale. E non lo dico solo io, ma anche la Costituzione italiana. Articolo 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. In video ti spiegherò in maniera molto semplice un ottimo metodo per iniziare a risparmiare ovvero il metodo 50-30-20 prima di partire ti chiedo gentilmente di mettere mi piace e di iscriverti e per ringraziarti ecco questa fantastica foto risparmiare a grandi linee significa anziché usare i soldi per comprare beni di prima necessità come ad esempio gli NFT o i v bucks mettere questi soldi da parte per un evento futuro ed effettivamente il video potrebbe finire già così con tanto di non non siate vittime di un sempre crescente e asfissiante consumismo, ma anziché siate avidi come il drago di Tolkien. Effettivamente però non posso fare un video così. O forse sì, capito il concetto fondamentale del risparmio, cerchiamo di approfondirlo un po' per rendercelo più familiare. In questo articolo su Journal of Economic Psychology si afferma che risparmiare e attitudini simili che sono orientate verso il futuro sono positivamente correlate con il vivere bene. Che poi effettivamente ci credo che vivi più sereno se hai più soldi a disposizione quando sei anziano. cioè Do. Quindi il metodo 50-30-20 non solo ti aiuterà a risparmiare ma anche magari vivere un po' meglio. Il metodo afferma che dello stipendio che si riceve, facciamo finta 1500 euro al mese, il 50% andrebbe a coprire quelle che sono le spese più importanti. Il mutuo per il nuovissimo iPhone che è identico a quello precedente. Affitto o spese molto importanti. Questa quindi andrà a coprire tutte quelle spese che sono effettivamente fra le più importanti. Il 30% dello stipendio andrà ad essere allocato a premiare noi stessi, quindi una cena sfiziosa, quei libri di crescita personale, concerti, film e uscite con gli amici. Si capisce quindi che questa porzione di reddito venga ad essere utilizzata per noi stessi. Mentre rullo di tamburi, il 20% andrà ad essere allocato al risparmio. Ebbene sì, il 20% quindi andrà sotto al materasso. Sotto al materasso però è un grande eufemismo perché, con i tassi di inflazione di oggi, con la grande incertezza dal punto di vista economico ed energetico, si prospetta che i prezzi continueranno a salire. 1000 euro risparmiati in un anno con un tasso costante del 9% di inflazione, che però non è tanto probabile che l'inflazione sia al 9% un anno intero, però questa è soltanto un'ipotesi, quei 1000 euro diventerebbero 910. E ovviamente noi non vogliamo che questa cosa accada. Pertanto ci sono alcune misure che comunque presentano dei rischi, quindi fate molta attenzione, questi non sono consigli finanziari. Alcune misure che potrebbero essere dei rimedi all'inflazione, come ad esempio mettere i soldi in banca, aprire una propria attività, o magari investirli in strumenti finanziari come azioni, ETF, obbligazioni e molto altro. E se vuoi sapere come investire partendo da zero, ti consiglio questo video. Ci sta.